Ora eccoci qua, video di 20.000 pacchi che mi sono arrivati. Ora lui che farà? Lucky, che cosa fai? Sei andata al cestino. Di qualcosa che ho già provato e sperimentato, ve faccio sapere quello che penso. Invece di altre cose, ve le faccio vedere e basta, e poi le devo testare. Lucky, amo, e non ci andala, aspettate. Allora, cominciamo con quello che ho testato. Partiamo, Lala Lab, olio al CBD al 30%. Io cercherò di allegarvi al di sotto tutti quanti i link. Questo lo sto testando da un bel po' oramai, non si vede dov'è. Lo uso per tutto, cioè tipo quando mi faccio i baffi e sciupo la pelle perché magari mi tiro via troppo. Questo vi leva sempre tutti i... Ok. Allora, dunque, ottimo, mi piace tantissimo e lo uso per tantissime cose, quindi a me piace molto, non costa poco, ma è ottimo. Poi, ennesima collaborazione che conoscete perché ci collaboro da una vita, è l'iMIM. Allora, questi due prodotti sono anti-spot, quindi anti-bollicini e anti-macchie, anzi no, scusate, anti-macchie. Questa è per la... No, Lucky, no, no, amore. La crema per il viso e questa è per il corpo. La sto testando da un po' e devo dire che come macchie sto messa molto meglio, ma ho usato anche altri prodotti antimacchie. Quindi, oddio, non sono proprio sicura che siano questi, però l'iMIM a me piace molto e sono dei prodotti che secondo me valgono la pena. Li trovate su Amazon. Vi lascio nell'info box i vari codici sconto anche dell'iMIM. E devo dire che a me mi ha sempre soddisfatto. Ora, questa del corpo non l'ho ancora usata perché non ho grandi macchie e questa è già un pezzo avanti. E qui ci siamo. Un'altra collaborazione che ho fatto è con la Amish, che mi sta piacendo tantissimo. Amish, 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 Amish. E questa. Allora, questa è una crema all'acido ialuronico per il viso. Questa è una protezione solare che sto cominciando a usare la mattina e questa invece è collagene per il corpo. Allora, quella al collagene l'ho macinata, quella al collagene per il corpo l'ho mangiata viva, guardate già dov'è, steccata. Purtroppo non è tanto grande, ma mi ci trovo da Dio, vi lascia la pelle stramorbida. Sto collagene per me è stata una scoperta. Quella per il viso non l'ho ancora usata perché sto finendo le altre e questa devo dire che è una protezione che però non so dirvi molto perché secondo me funziona bene perché comunque ho sempre meno macchie, quindi che sia questa o i MIM siamo là. E questa è la Amish. Poi cos'altro ho testato? Basta, per adesso non ho testato altro. Mi è arrivato, allora, si chiama Air Cosmetics, è una linea che credo sia distribuita negli Emirati Arabi. Allora, questo è un olio per ingrandire le chiappe. Questo è l'olio per ingrandire il culo, ok? Allora, non ci sono gli ingredienti, ok? Però ha un odore di pesce, sembra che abbia un odore di pesce e non so se è una questione di testa, placebo, ma a me mi sembra che il culo sia più gonfio, cioè sia più alto. Quindi è un olio che provo e mi metto solo la sera perché altrimenti ti riempi i pantaloni e poi fa schifo perché poi puzza pure. Però il suo secondo me lo fa. Sempre loro che hanno però più cose mi hanno mandato California Smile che è un test. Sì, un test. Che è uno sbiancante per i denti. Ho scoperto uno di quelli con la luce normalissimi, un kit. Ho scoperto che come sbiancanti per i denti più di un tot non possono mettere per sbiancare, quindi la maggior parte sono tutti uguali. Qui abbiamo le tre siringhine col prodotto, chiaramente questo dove voi mettete il prodotto e qua c'è la luce, vabbè si è accesa, ve la faccio vedere così. Anche questo non l'ho ancora testato, perdonatemi ma tante cose da fare. Una collaborazione che io non vedo l'ora di provare, e questa mi è arrivata da poco, è di Rybella. È una ditta di cosmetici naturalmente vegan e
non testati, assolutamente. Questa è la scatolina, strabellina, e mi hanno mandato tre prodotti che ho scelto io. Allora, uno è il fondotinta. Questo l'ho già usato, è un fondotinta e-stick. Io l'ho già usato un paio di volte, però ancora non vi posso dire grandi cose perché non so la durata. Ha una bella coperenza, è molto, vedete, bello liscio, vi lascia una bella pelle, devo dire. Ma non vi so dire quanto dura ancora. L'illuminante, che è quello che c'ho su, che è bianco, ma è bellissimo perché c'è... ha un po' di, fa un po' di fallout, un po' di dispersione, ma cioè, scusami. E poi abbiamo la palette, che anche questa l'ho scelta io, sui colori del viola, che si chiama Rose Touch, perché l'altra era sui toni dell'arancio e comunque io le ho tutte, ok, però mi ispirava più queste. Hanno sono estremamente burrosi, cioè belli, proprio belli belli belli, hanno una stra pigmentazione pazzesca, e ora a breve vi farò un video dove vi farò vedere tutto il prodottino in azione, ok? Ok, e fin qua ci siamo, e questa la mettiamo a posto. Allora, proprio ieri mi è arrivata questo prodotto che non vedo l'ora di farvi vedere. Allora, questo prodotto è una ce la posso fare, è una specie di pennetta che con gli infrarossi vi fa assorbire meglio il siero e le varie creme. Ci sono appunto i raggi ultravioletti, o comunque che quando, ecco, sentite, non so se lo sentite, quando voi la mettete sulla pelle lei si accende, fa questa cosa qui e fa sì che aderisca di più il prodotto. Allora, la cosa bella è che io ho notato, mi è arrivata ieri, io ieri sera l'ho usata in tutto il viso con il siero da notte. Io ho un sacco di capillari rotti e in faccia molti, e io non ve lo so dire, anche qui è una questione di placebo, porca puttana troia, mi sono vista meno la pelle, molto meno, con molto meno segni. C'è il caricabatterie e tutto quanto. Ora io la userò per un po' di tempo e poi naturalmente faccio sapere che ne penso. Vi lascerò anche di questa e vario account. Ultimi prodottini si chiamano Aroma Zone. Si chiama Four Rotary Beauty Therapy Davis User Manual. Qui c'è il applicazione Red Light Therapy, quindi appunto è una terapia ai raggi rossi, alle vibrazioni al minuto, combina con i raggi rossi, photoregion, simulazione, insomma è tanta roba. Secondo me loro hanno sia le cose, la maschera per la faccia, per gli occhiali, eccetera. Ho collaborato ieri con Aromazone, mi è arrivata questa robina di Aromazone. Allora, questa è una crema per, è una maschera per i capelli, maschera capillare al base di rosmarino. Voi sapete quanto io amo il rosmarino, mi sembra sia il rosmarino, è questo, oddio scusate, sempre cosmetici bio e veg, anche questi, Lisset Bellit Norrit, ce la posso fare, rosmarino e cetriolo. Allora, voi sapete a me il rosmarino cosa mi ha fatto, cioè guardate queste ciglia quanto sono diventate lunghe, queste sono mie, cioè sono impressionanti, qua i capelli si sono stra rinfoltiti, quindi non vedo l'ora di provarla, perché io il rosmarino per me è stata la svolta. Poi mi hanno mandato un olio protettivo per i capelli, Yule Protective Cheveux Frambois et Carangia, base personalizzabile, Costumel Base, una base per appunto i capelli, a quanto ho capito, base, sì, aceto protettore capello, sì, quindi per i raggi probabilmente del sole, anche sicuramente per la piastra, per il phon. Ora io non uso piastra e phon, ma secondo me è molto valida, ma vi farò sapere. Lo shampoo solido, che c'è chi mi ha detto che gli ha svoltato i capelli, io sinceramente non l'ho mai provato e non l'avevo neanche mai visto. Lo apriamo insieme, che ieri l'ho messo, ma mamma mia come profuma, cioè è
bellissimo. E mi hanno detto anche che costano parecchio questi prodotti. E poi c'è, aspettate, e poi c'è, ecco, già morte, sì. E poi c'è la crema mani. Ce la posso fare. Ok. E poi c'è la crema mani. Ok. C'ho anche una collaborazione con delle lenti a contatto di Mayeb, però me le devo mettere e farvi vedere la differenza, quindi se riesco lo faccio adesso, altrimenti ve le faccio vedere la prossima volta, che ci vorrei mettere anche un bel tocco sopra. Crema per le mani, avocado e acido ialuronico, cioè è tutto un dire. Bene, tutti i prodottini che vi dovevo far vedere ve l'ho fatti vedere. Io vi mando mille baci perché mi devo fare la doccia, mi devo lavare queste cosce che so spaparazzate, e vi lovo. Salute, ciao. Allora, eccoci qua, video di 20.000 pacchi che mi sono arrivati. Ora lui che farà? Lucky, che cosa fai? Sei andata al cestino? Di qualcosa che ho già provato e sperimentato ve faccio sapere quello che penso, invece di altre cose ve le faccio vedere e basta, e poi le devo testare. Lucky, amo, e non ci andala, aspettate.